Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do, who she do it? Yes, she does. Don't let me disco che era Are You Experience, quella volta che invece è andato a sentire Bambi, io non c'ero, tu non c'eri, non c'era no. Nessuno, quindi. Ma quella volta lì non c'eravamo neanche noi, ho dormito sulla panchina, sì. Ma io c'ero, io non c'ero. Io venire, cazzo, non solo c'ero, la vecchiaia è brutta però, noi dalla pensione, ma hai ragione, eravamo Bambi sulla panchina, e poi era una pensione che c'erano tutti i posti. Lo sai che sei in onda? C'erano i gondoni, sì. Allora, c'erano i gondoni sotto il letto, bellini. C'erano i gondoni. Si può dire gondoni? No, non si può dire. Non si può dire. I preservativi. Allora, anche tu non, allora te ne devi andare. Oh, sembra, se non si può dire gondoni. Guarda, io no, i preservativi sotto il letto, bellini. Sai, era un adesso si ricorda, visto? Certo, quando si tratta di adesso sì. Quando si tratta di, comunque veramente sembra una strana coppia di suoceri, uno si ricorda, no, ma siamo due suoceri, cioè, uno si ricorda l'Inter, o vieni e vedi, siamo due suoceri, due suoceri, due rompi, però siete ancora sulla breccia, sì, sulla, nel senso, ma senti questa bella voce di sottofondo che ci sta, no, assolutamente no, perché abbiamo anche la clac, non la clac nel senso locale, abbiamo la clac di quelli che dicono sono bravi quelli lì, vabbè ragazzi, siamo a star della settimana, Piero, però di nuovo doppia star, doppio star, cambiato location, siamo al Bagun, dove nasce veramente tutto quello che c'è di musicale, di importante in questa città, siamo con, parlo da lui, vai, che parto sempre da te, parlo un po' da lui. Col mitico Angelo Traverso. Se ciao. Si ricorda. Se si ricorda. Forse sono io. Lei è lei. Forse sono io. Sì. E col miticissimo Maurizio Cassinelli. Certo. Allora, noi ci siamo visti qualche anno fa, però io invece di parlare del passato, che chiaramente poi magari una piccola pennellatina di passato me la devi dire, però parliamo un po' di futuro e di presente. Sei sempre, certo, sulla breccia,
produci, si può dire produci? Sì. Gruppi nuovi. Certo. Poi... ultimamente ci siamo visti al Govi, a Bolzaneto. Esatto. Fai sempre un sacco di cose. No? Sì, beh, io ho sempre la mia band, quella che... Reunion. Che ripropone i pezzi dei Beatles. Siamo stati i primi in Italia, perché il primo spettacolo è del 1982. La prima formazione... Dunque, nella prima formazione c'era Franco Fischer Sandi, c'era Mauro Culotta, Bob Callero, tu li conosci? Marco Zoccheddu. li conosco. Mi onoro di conoscerli. E poi abbiamo portato avanti il discorso fino adesso. È ovvio che è una band che, dal punto di vista creativo, non può produrre niente di nuovo, perché riproponiamo le musiche dei Beatles. Però secondo me facciamo un discorso culturale. Certo. Perché i ragazzi di oggi i Beatles non l'hanno potuti sentire. Neanche tu. Io l'ho sentito. Mi prendi in giro? L'hai sentito? Dal vivo. Certo, ero bambino, ma l'ho sentito. Ecco. Invece anche lui. Ragazzi, io dico dal vivo. Certo. E avevo 10 anni. Io sono del 54, anche se faccio lo sgarzellino. C'erano 62, non è che siamo proprio... Tu cosa ridi? Lui ride. Cosa ridi te? E mettiti a posto i capelli, che ti coprono gli occhi. No, a parte gli scherzi, posso fare la cattiveria? Sì. Come mai lui non lo coinvolge? No, no, lui c'era a sentire i Beatles. No. Suonare i Beatles. Perché avete suonato talmente tanto assieme, ed ora è meglio che non suoniamo più. Quando io ho formato questo gruppo, era un periodo che eravamo un po' persi di vista, quindi non ci ho neanche pensato. Io ero andata militare, quindi poi ci eravamo sciolti. I Garibaldi, perché ognuno aveva scelto una strada diversa, io ho fatto un altro gruppo, Tesoro di Mattone, che poi anche lì è finito un po' così. Sono crollati i mattoni. Sì, c'erano i mattoni che non erano fatti bene. Vabbè, poi lui ha fatto questo gruppo e è andato avanti, poi ha fatto altre cose diverse, Bambi ha fatto, suonava acustico, mediterraneo, quindi... ci siamo un po' persi di vista, ci siamo ritrovati, dopo ogni tanto ci trovavamo per fare qualche session insieme. Ma... nel 90 abbiamo fatto un altro gruppo, con un altro disco come Garibaldi, Bambi Fossati e Garibaldi, molto bello. Poi Bambi ha fatto anche dei dischi senza di noi, che sono Blocco 45, mi sembra, e La Ragione del Torto, il 2000. Che per me è uno dei più belli che ha fatto. Conto mio, cioè è proprio classico Bambi. Però adesso però sta per uscire un disco. Se non me ne parli, Allora, questo disco uscirà il 10 di giugno, quindi Festa adesso. Della Marina. Si chiamerà Storia di un'altra città. E diciamo che i Garibaldi tornano indietro un po' nel tempo, si riallacciano ai vecchi album Nuda e Astrolabio. Perché questo sarà un disco più prog. Molto più prog, perché Bambi aveva intrapreso una strada più rock, tipo da strada, capito? Adesso siamo tornati un po' indietro, sono testi un po' più sofisticati, musiche un po' più sofisticate, tempi dispari, cose un po' particolari, ed è un po' un capitolo nuovo nella storia dei Garibaldi. Ci sarà anche un pezzo di Bambi, che ha composto lui, e che suona e canta lui, che si chiama Vicino in un momento, molto bello, il testo un po' commovente, diciamo alla luce dei fatti che sono successi, cioè. E poi quando lo sentirete, poi spero che tu mi inviterai. Certo. Tra l'altro i Garibaldi suoneranno il 16 di luglio al Porto Antico in una kermesse molto importante di musica prog, con altri gruppi. Noi ospiteremo il sassofonista dei Van der Graaf Generator. Però, posso dire Stick Jackson, dire Sticka. Sì, si può dire. Si può dire. Che comunque abbiamo già ospitato anche nel disco, e lui è stato molto contento, verrà giù da Londra, e è stato molto contento di collaborare con noi, perché i pezzi gli sono piaciuti particolarmente, e suonerà in 4-5 brani, tra cui Madre di cose perdute, che è un pezzo che avevamo composto con Bambi ai tempi. E che altro dire? Ah, poi c'è un altro pezzo di Bambi, in parte fatto da Bambi, sempre nel disco. Il pezzo si chiama Città di Bla. È un testo che avevamo composto io e Bambi nel 1971. Io sono andato a riprenderlo perché mi faceva ridere. È la storia di un tizio che si trova in una situazione un po' strana,
trova un posto dove c'è, dove tutti sono contenti, cioè c'è un... In effetti è molto strano, perché di questi tempi c'è molto contento. Un re tranquillo che ama i suoi sudditi e sono tutti felici. E allora lui quando ha capito che questo posto sarebbe giusto per lui, decide di fermarsi, chiede: ma mi posso fermare? E tutti gli dicono: ma certo che ti puoi fermare. Però quando lui si ferma, la città salta via e lui non la trova più. Io ho messo la musica e è venuto fuori un pezzo molto interessante, quindi testo mio di Bambi e musica mia. Questo lo sentiremo il 16 di luglio. Esatto. Ascolta, volevo fare una battuta con lui, perché tu lo sai che quando dici le cose, quando io ascolto voi musicisti con i mi piace anche fare un po' di insegnamento per quelli che imparano a suonare adesso. Tu hai parlato di tempi dispari. Parliamo un po' di cose tecniche, perché a volte ogni tanto uno che suona deve anche capire come funziona, perché non è che tu vai su YouTube e dici: quello si suona così così, io mi sento un fenomeno. Cos'è la differenza? Hai detto in tempi dispari. Cosa vuol dire tempi? Tempi dispari, dunque, i tempi pari sono il 4 quarti, il 12 ottavi. Fai un po' di lezione. Se vuoi, ecco, questa è una cosa che non bisogna chiedere a qualche musicista più bravo. Il 3 quarti, che poi sarebbe il valzer, non so se è considerato un tempo dispari. Probabilmente sì. Tempo dispari. Secondo Angelo è un tempo dispari. Invece i tempi che non sono, diciamo, correttamente ascoltati dall'orecchio, quelli che ascoltiamo sempre nella musica pop, sono il 5 quarti, il 7 ottavi, il 9 ottavi, perché c'è sempre una battuta in più che sposta la misura, per cui invece che una misura di 4, una misura di 5 e poi rientra. Quindi è una cosa un po' particolare. Se i musicisti sono bravi, diciamo, all'orecchio dell'ascoltatore, l'orecchio dell'ascoltatore non se ne accorge tanto. No. Il musicista sì. Il musicista deve sempre aggiungere o togliere un ottavo o un quarto in maniera da far quadrare sempre la misura. Soprattutto il batterista, cioè, quello deve essere una macchina, perché sennò tutta l'orchestra va a farsi friggere. Ma è anche giusto, quando si parla con personaggi come Maurizio, come Angelo, è anche giusto fare un pochettino di, tra virgolette, passatemi la battuta, lezione, perché giustamente oggi si sentono un po' tutti dei fenomeni, no Angelo? Prendi un basso in mano, ti senti un fenomeno. Lasciamo perdere, vai. Meglio non parlare. Senti, tipo, facciamo un salto indietro di un po' di anni. Quando ci siamo visti qualche anno fa con l'amico Aldo, che saluto, parlavamo un po' di rockstar, vi ricordate? Di quel bel periodo che purtroppo non torna più, locali a go-go, si suonava da tutte le parti, andavate in giro che eravate tutti molto strani, addirittura qualcuno vi prendeva in giro, ma voi eravate molto fumini perché vi vestivate strani. Zocchedu lo chiamavano Marisa. Ah, poi, come un calciatore famoso. Io andavo in giro con i pantaloni gialli, il mini pull rosa. E tu avevi i capelli lunghi neri fino a qua, lunghi, certo, me lo ricordo. Un paio di scarpe che sembravano stivaletti di pelle beige, quindi appena venivano passare tutti dicevano: che cazzo è questo qui, dove va, scemo qui. Però come dicevamo l'altra volta, anche giustamente è anche giusto rendere omaggio a gente come voi, che avete dato là, voi come tanti altri, questa città che avete dato là, certo, a quello che poi è diventato un po' il rock genovese, un po' tutto quello che è nato. Però come dicevi, come vi avevo chiesto qualche anno fa, vi sentivate delle rockstar? Ma diciamo chi più chi meno. Lui sì, anche se dice di no. Tu forse no, perché sei un po' più misurato. Ma lui sai cosa aveva? Piaceva molto alle ragazze. Quello lo so, perché era molto figo, quei capelli lunghi. Si piace ancora alle ragazze. Si piace ancora alle ragazze? Sì, sì. Vede, perché c'ha, sai cos'è? Massimo Alfieri ride, c'ha la frangetta. Purtroppo sai cos'è? Che sono molto figo. Che sono molto circondato. Beh, ora non vorrei che qualche signora ci vedesse, che poi quando arrivi a casa... No, appunto perché... Cosa hai detto dell'intervista? Perché, sai, un po' a me? Sì, perché se sono le 12:10... Dove sei andato? Cosa hai fatto? Senti una telefonata. Pronto? Dimmi. Dove sei? Cosa fai? Cosa fai? Beh, si vede che ti conosce.
Ma può darsi. Come diceva Gog. No, noi stavamo. Se vede che mi conosce. Se vede che no, stiamo ridendo perché giustamente quando si parla con personaggi come loro, che ultimamente ci siamo un pochettino l'ho persi di vista, per carità. No. Ci siamo un po', come posso dire, ci siamo dedicati ognuno ad altre cose, ma ogni tanto quando ci rincontriamo ci fa sempre molto piacere rivederci. E niente, per questa star della settimana abbiamo giusto Maurizio Cassinelli e Angelo Traverso. Allora, abbiamo parlato di presente, qualcosa oltre il 16 di luglio, signor Casinelli? Oltre andiamo il 16 troppo di luglio avanti. Come Garibaldi? Tu hai parlato di una bella cosa che poi si ferma, forse se ne parla a settembre, sì. Non ne parliamo. Esatto, no, ne possiamo, ne parliamo. Ne possiamo anche parlare. No, innanzitutto il 31 luglio, sempre al Porto Antico, ci saranno i reunion con l'orchestra di Archi. E questo sarà un bel appuntamento perché finalmente i Beatles che... Possiamo dirlo. Sono stati un po', secondo me, bistrattati da tutta una serie di gruppi che si mettono le parrucche. Lo posso dire? Certo, vuoi fare il nome? No, dai, un po' di polemica ci vuole. No, non posso fare il nome perché sono miliardi. Ma forse io ho capito a chi alludi tu, no? Non do nessuno in particolare. Io poi ne ho sentito uno sabato sera. Però sono bravi quelli che si mettono le parrucche. Sono bravi. Tu pensi che sia uno? No. Io ne ho visti due ultimamente, l'anno scorso e Piero Ride ne abbiamo visto uno di una certa età e uno giovanissimi che erano bravissimi. Sì, no, beh, non ho detto che non sono bravo. Comunque io venerdì sera ho ascoltato questi che facevano i Beatles. Che da dove l'hai ascoltati? In un bar vicino a casa mia. Insomma, io sono posso dire. Poi sai cosa ho fatto? Quando a un certo punto mi sono rotto le balle. Si è rotto le balle, si può dire. Sono andato a casa, mi sono messo Greatest e Beatles, me li sono ascoltati. Perché non è possibile. Cioè, se vado a sentire loro, sono contento. Ma sentire personaggi così che fanno... Un po' scarsini. Ma no, scarsini. Scarsotti, cioè, proprio. Cioè, non c'entra il tubo. Comunque, però scusa Massimo, però non mi hai lasciato finire discorso. Vabbè, perché se lui si intromette chiaramente anche no, Angelo, perché non vorrei essere frainteso. No, ma per carità, innanzitutto tu hai frainteso, hai ragione. No, io volevo fare un discorso generalizzato. Dunque, cioè, il mondo è pieno di gruppi che fanno i Beatles. Vabbè, ragazzi, parliamo dei Beatles, parliamo però mica... gran parte di questi gruppi si atteggiano come loro, hanno le stesse chitarre, si mettono le parrucche. Sì. Addirittura ne ho visto uno, ma che non è quello che hai in testa tu. Ma no, io non dico niente. Il batterista anche perché sono amici, per carità. Ma che sono amici, che lo so. Aveva il naso finto per sembrare Ringo, il batterista. Sì. Cioè, qui stiamo esagerando. Perché secondo me se uno suona Beethoven, non si deve vestire da Beethoven. Deve suonare bene Beethoven. Ecco. Alcuni di questi gruppi, tra cui i nostri amici, sono molto bravi. Certo. No, io contesto solo il fatto... di riproporre al pubblico anche l'effetto look. E questo qua io lo contesto, mi dispiace, perché non è giusto, cioè è giusto riproporre la musica e nel miglior modo possibile. Quindi capisco anche che uno prenda la stessa chitarra che aveva George, però non si deve vestire per avere lo stesso suono, va bene, allora, bravo, bravissimo. Però non si deve dimenticare che non è lui. Capisci, non posso avere la maglietta con scritto John Paul. Cioè... Però capisci, adesso io ti dico una cosa, tu hai pienamente ragione, io sono completamente d'accordo con te, parafrasando mai dire gol, sono completamente d'accordo a metà con il mister, no, sono completamente d'accordo con te. Nessuno deve copiare nessuno, però purtroppo è così. Anch'io la penso come te. Facciamo un musical. Però... Allora è teatro, allora va bene. Esatto. Ma un concerto è un concerto, perché mi devo vestire come... Allora se facciamo un concerto in onore dei Camaleonti, ci vestiamo da Camaleonti. Ma se facciamo un tributo ai Negramaro, ci mettiamo come Negramaro. No, non mi sparino i fans dei Negramaro. Allora facciamo un tributo ai Dick, ci mettiamo il cappello da cowboy. Facciamo come Pietruccio, Montalbetti. Esatto. Ah, grande Pietruccio. Certo. My baby's out just traveling on a one after 909. I said, move over, honey, we're traveling on that line. I said, move over once, move it twice. Come on, baby, don't be cold as ice.
just rambled on the one up to 909. Feeling up a door, leaning on my bending knees. Only fool around, only fool around with me. I said move over once, move over twice. Come on baby, don't be cold as ice. Set to travel on the one up to 909. I got my bag, run to the station. Red man says we got a wrong location. I got my bag, run right home. Yes, she does. Don't
let me down. Don't let me down. Don't let me down. I've got a feeling deep inside. No, siccome è noto che i musicisti sono tutti... No, io sono miscio come... Vabbè, vabbè, dicevo, no... Tu non fai niente invece, lui fa di tutto, te non fai niente. Non è che non faccio niente, io faccio qualcosa. Ma se non me lo dici... Vabbè, ma io suono... Già venerdì suoni, e dove suoni? Beh, facciamo... Noi siamo... Abbiamo creato un gruppo che fa Eric Clapton. Però... E quindi facciamo... Abbiamo una... Una serie che parte dai Yardbirds, ai Cream, agli ultimi pezzi che... Tra l'altro non tutti sanno, forse, beh, diciamo una cosa, non tutti sanno che è l'unico artista al mondo che
tre volte nella esatto. Rock of Fame, Yardbirds, Cream e come e poi ha fatto no? Sì. Nella Hall of Fame. Lo blocco perché se uno viene a sapere che tu non sai queste cose, no, qua dice ma come facciamo alcuni pezzi. Sì, è l'unico artista al mondo che è tre volte citato nel Tempio del Rock, sì. Come Yardbirds, come Cream e come Eric Clapton. È certo, l'unico. Poi ci sarò io, vabbè. Beh, facciamo tra qualche e poi stiamo facendo qualcosa, stiamo provando a fare qualcosa con Maurizio Santiago. Con Santiago, quale sarebbe di questi Santiago, signori qua? Quel signore là con la barba. Ecco, io vorrei che venisse anche qua. Era quello che volevo fare io, se Pietro non si arrabbia. Passi da dietro. È un grande chitarrista. Perché facciamo una cosa estemporanea oggi. Siamo qui. Ci stiamo? Con questo signore qui. Che anche lui è un grande chitarrista, chiama Santiago. Perfetto, io mi chiamo Carlo. E di cognome? Fracassi Santiago. Non è che prometta molto. Cioè, il nome parte come una grande rockstar, poi Fracassi vuol dire è un gran chitarrista che assomiglia tantissimo a Bambi, anche perché ha suonato praticamente sentendo Bambi, quindi se lo senti suonare sembra di sentire suonare Bambi, e stiamo cercando, tra l'altro ha fatto dei pezzi molto belli, stiamo cercando con Maurizio e con il cantante, un tastierista. Ce l'abbiamo qua il cantante? Il cantante, sì, è Fabrizio. E allora facciamolo venire. Che stiamo cercando di rifare, di cercare di, non dico di fare un tributo, ma di mettere giù qualche cosa che a Bambi piaceva, Jimi Hendrix, lo sappiamo, nel migliore dei modi, qualche pezzo di Bambi, qualche pezzo dei Garibaldi anche, vecchio diciamo, dei primi album. Cose un po' della vostra storia, diciamo. Della vostra storia. Ma non è un tributo a Bambi, è un ricordo. Assolutamente, è un ricordo, certamente. È un ricordo. Ora signor... proviamo. Certo, non so certo. Se ci riusciremo. Deve stare nelle note. Signor Santiago, diciamo. una domanda. Lei probabilmente, posso dare da lei, visto certo. Che è un chitarrista con incontro. Quando prende la chitarra in mano e comincia a far ascoltare le note del grande chitarrista di cui abbiamo parlato poco fa, non le trema un po'? No, perché no, mi sembra di averlo vicino. Sì. Se non fosse così, lui lo sa. Vado in tilt e inizio a non suonare più bene. Cioè, non che suoni bene, però... No, a sentire loro, io no. non ho avuto no, l'onore adesso di ti sentirlo. Racconto un aneddoto. Su e, lui canterebbe. E io canterei. Ci provo. Tra l'altro tu hai un gruppo molto, mi hanno detto che sei molto molto bravo, che si chiamano? Ci chiamiamo Ad Metal, genere un pochino diverso perché noi facciamo rock metal, insomma rock abbastanza contaminato, comunque ne veniamo da cose molto bravi. Molto bravi, poi avremo modo di incontrarci. Un aneddoto su di lui, nel nuovo disco, su di lui, nuovo disco dei Garibaldi. Il pezzo di Bambi, quando poi Bambi, e non riesco a parlare. Che è un po' di tu, sei un po' di rante. Quando Bambi poi fa il solo, il pezzo cadeva un po', perché mancava la ritmica. E allora, ma cosa facciamo? Cioè, come facciamo? Allora ho pensato a lui, che ha lo stesso suono di Bambi. Allora abbiamo inserito nel disco, infatti cioè, ovviamente c'è il tributo, anche il ringraziamento per lui, quando Bambi fa il solo, lui sotto gli crea una melodia in maniera che il pezzo rimanga su. Quindi per capire. E tu non ti accorgi della differenza del suono. Sono tutte accorgimenti. Qualche dritta ce l'ho avuta da Bambi quando avevo 16 anni, quando andavo in via palestra, certo. Quindi... Dimmi un po' una cosa, anche se ora parliamo delle star della settimana, che sono loro due, ricordiamo, Angelo Traversa e Maurizio Cassinelli. Una cosa che ti porterai sempre dentro di Bambi? Vabbè, una. Magari ne avrai tonnellate, però allora, è la più importante. Io l'ho conosciuto a 7 anni perché i miei erano amici di famiglia, più degli zii. E io mi ricordo, c'è un periodo quando io gli lanciavo i giocattoli, davanti a me, dove abitavo io c'era un muraglione con un boschetto, no? E io gli lanciavo i giocattoli, parlavo lo spagnolo ancora, non parlavo italiano perché sono nato in Spagna. Gli portavo i giocattoli. Che squadra tieni?
Barcellona. Lo sapevo io, lo sapevo, io sono del Real Madrid, proprio uguale, non andiamo d'accordo in niente. Vabbè, ma non è che siamo tifosi. Cioè, no, no, io, mi fa io piacere. Ma spero che vinciamo l'undicesima. E niente, io tiravo questi giocattoli, poi ci siamo persi di vista. E ci siamo ritrovati su al Belvedere, quando loro provavano come Garibaldi al Belvedere, e lui si ricordava di questo bambino che gli lanciava i giocattoli, e poi niente, ci siamo frequentati, poi dal Christie's in poi. Però che tempi, il Christie's. Tu naturalmente non sai manco cosa si tratta, cioè, mi alzo io, ti abbassi tu, cosa faccio? Bravo, bravo, che sei giovane, perché va a finire che poi io mi rompo. Va bene? Ascolta, tu un po' di responsabilità ce l'hai. Cantare con questa gente? Sì, no, devo dire la verità che mi sento molto lusingato, come dicevo anche certo, giusto qualche giorno fa a Santiago, di essere stato coinvolto in questa cosa, perché insomma, per me è veramente un grande onore suonare con musicisti di questo livello qui, insomma. Poi comunque io personalmente Bambi Fossati non l'ho conosciuto, però beh, sei su abbastanza Genova, tra musicisti, è sempre stato comunque un'icona della, della chitarra, cioè, quindi voglio dire, poi adesso trovarsi a riproporre certe cose, cioè, ti fa piacere, insomma, si prova a fare nel miglior modo possibile, cercando di non snaturare quella che poteva essere l'essenza delle sue canzoni. Infatti tante volte lo dico anche a loro, se esagero, visto che io ho un approccio molto, molto rock, ditemelo, ditemelo, mettetemi dei paletti, perché lui so che c'ha un, c'ha un righello che quando sbaglia, eh sì, esatto, lo so, esatto, lo so, lo conosco, c'ha un, no, devo dire che no, è vero, c'ha un righello, lui è una diplomazia, però, però gli fa male, perché ogni tanto gli dice, tutte le dita segnate. Comunque una voce importante, certo, una voce, certo, grazie, certo. Comunque devo dire, onore del vero, che mi hanno sempre lasciato piuttosto carta bianca, comunque appunto come, come si diceva adesso, se c'è stato qualcosa da rivedere è sempre stato con estremo rispetto e garbo, e poi comunque io al di là di tutto ho sempre cercato di pormi in maniera molto umile, voglio dire, comunque sempre, ecco, tra le virgole, i proprietari di certe canzoni. La cosa più importante in qualunque cosa si faccia è l'umiltà, assolutamente. Sì, non ti devi, grande, appunto, più grande sei, più sì, umile sei. Però adesso sai cosa mi scappa da ridere a me? Che questa mattina siamo al Bagun, che l'ho detto prima, l'ho già detto, ma che siamo al Bagun. L'hai già detto, l'hai già detto. E lo dicevo di nuovo? No, magari sai, siamo al Bagun, dove se uno volesse anche provare ad approcciarsi a suonare qualche strumento, non i campanelli, perché i campanelli viene da me, se deve imparare a suonare pianoforte, batteria, qualunque tipo di sì, viene al Bagun, che se, se la via per Roma la ricordo è salita Pallavicini, salita Pallavicini, circolo, vieni giù, chiedi di signor Casinelli, e se poi hai del talento, se non hai del talento, ricordati che è alla riga e ti bacchetta. No, vabbè, ma no, sai, vabbè, se non è nel talento, te lo fa fatto. Te lo fa venire. Ah, oppure se proprio sei zero, ti dà un calcio nel sedere e ti manda a dire, grazie, come dice il nostro amico Luigi Ogno, che saluto, e fatti una famiglia. Da fa sentire, sai perché mi scappa da ridere? Perché qui trovi musicisti che stanno col Barcellona. Grandi, grandi, cioè loro due star della settimana. Cantanti che sono alti, ma che... però così va bene, personaggi famosi come lì, e poi ne abbiamo uno lì seduto che mi fa veramente scappare da ridere. Siamo, guarda, è il stamattina, Pietro, diamo il, non il bianco di più, abbiamo, cosa fai, lo riprendi? Venga qua, maestro, venga qua, però lo voglio vedere, la voglio seduta qua, cioè, no, si sieda qua davanti. Si sieda qua davanti, si sieda qua davanti, no, no, venga qua, ci stiamo tutti, facciamo tutti una bella famiglia. Questo signore qui che vi dà la schiena, siediti qua che ti metto ancora. Io faccio la domanda e poi ti metto ancora davanti. Allora, questo signore qui, che poi lo vedremo nei giorni a venire, per una cosa che ora non è il caso di parlare, tra qualche giorno prende il traghetto o l'aereo personale, perché c'è l'aereo personale, no? No, no, ah, no, non hai l'aereo personale? No, no. Perché ti sei tolto quei begli occhiali che avevi prima? È perché non c'è sole. Me li puoi... C'è un paio di Ray-Ban, ragazzi, che sono una figata, una figata. L'hai visto i Ray-Ban che c'ha? Non l'ho visto, non l'ho visto. Gliel'ha regalati, posso dire che te l'ha regalati una signora? Perché lui ogni tanto fa delle performance che, vabbè, lasciamo perdere. E tra qualche giorno prende il traghetto o l'aeroplano. Sei contento? Eccoli, guarda un po' che Ray-Ban. E sarà l'ospite d'onore insieme a Mario Biondi, insieme a un sacco di gente famosa. Chi, Mario Biondi? Sì, Mario Biondi, Venditi, Venditi. Venditi e... con Fedez, con Renga, con... Pensa un po'. Al giro tonno, cioè il tonno che fa il giro, in Sardegna a Carloforte, dove tu esponi un piatto enorme che io ho visto. La fiamma anghila. Per chi non è genovese, la fiamma anghila sarebbe la specie del grilletto, perché, vabbè, stai a capire, no? 58 di larghezza. Ecco, mi fa ridere, perché ti me pagi in
lui va avanti a misure, 58 per 40, 7 kg e 9 di altezza, 7 giorni, base per altezza e risultato per 2, cioè una cosa del genere. Tutte le volte che ci sentiamo, quanto le ho qua? 40 per 60 per 70, vabbè. Maestro Angelo Baghino, internazionale, alle opere esposte. No, no, le opere esposte in tutti i musei importanti nazionali e internazionali. Vabbè, sì, grazie. Dai, parla velocissimamente del girotondo. Sì, e parlavo del girotondo. Vedi che c'ha le misure. No, questo è la misura di Bumpy. Cioè, ora... Non ci parla di quelle cose lì. No, vabbè, si dice, si dice del girotondo, sì. girotondo. Dal 2 al 5 giugno c'è questa grande kermesse a livello... Festa dell'Arma dei Carabinieri. No, è una grande kermesse a livello internazionale con tutti i chef del mondo. L'anno scorso ha vinto il giapponese, ero presente. Sai perché quando è da mangiare non manca mai? Con 4.000 piatti c'è tutto il mondo. Carlo Forte in Sardegna, dove parlo genovese, che tra l'altro sarebbe la Genova, la mamma. Carlo Forte Stravedo, se tu vai giù targato Genova ti lavano la macchina anche perché ci tengono, capiterò, pensa che il Carlo Forte, anche noi. Certo, pensa che il Carlo Fortino quando va in Sardegna dice, quando va di là che prende il traghetto dice andiamo in Sardegna perché si tengono Liguri al massimo si tengono proprio veramente. Perfetto. E quest'anno sarò giù dal 2 al 5 giugno. Dal 2 al 5 giugno, sì. Poi quando tornerai chiaramente ti faremo un'intervista per sapere com'è andata. Certo. Il prossimo anno dovresti venire anche a te con se Pietro, ci inviti con... noi veniamo molto volentieri. Ti ricordi che noi siamo gente che mangia tanto e non chiamiamo le palanche. Va bene, d'accordo. Perfetto. Allora, qui siamo quasi in fondo a questa, cioè dire star della settimana, ce l'abbiamo un sacco di star qui. Cosa possiamo dire? Possiamo dire ancora una battuta con l'amico Angelo, con l'amico Maurizio. Hai la telecamera, di quello che vuoi. Dai, di quello che vuoi, dai. Grazie. Scusa. No, sei un grande. No, che... mi piace perché è sempre preciso, perfetto. Ha detto grazie. Tu cosa dici? Io sono molto felice di apparire in televisione. Ma veramente no, tu non sei molto. Non è che te ne importi granché. No. Perché? No, mi sembri uno molto, molto... che devo sta dire per... Forza Sampdoria? No, parliamo di musica, lasciamo perdere, il pallone non serve mai, assolutamente. No, perché siete mia moglie, venite. È genovana tua moglie? Mamma mia, cosa... Vabbè, ma è anche giusto, scusa, voi siete genovesi, noi siamo, siamo de là... Siamo di San Pedegno. Noi siamo delegazione. Io dico... Anche se abito a Piglio, va bene lo stesso. Vi ringrazio, spero che venerdì al concerto che facciamo... Ci siano tanti... Dove vai? Angelo, te ne vai, mi molli qua! Il concerto, vabbè, la serata è a un bar tenner in via Medici del Vascello. Al bar, zona in. Sogniamo dentro un gazebo e la gente sta fuori sui tavolini. Perfetto. Quindi volevo invitare la gente. Allora, facciamo una cosa, signori. Angelo suona, dove vi ha detto lui, Maurizio... Ha elencato tutte le possibili location dove voi potete vedere lui con i Reunion. Cosa possiamo dire? Ancora una cosa, salutiamo l'amico Santiago. Con i Reunion il 3 di giugno siamo al Covo, a Santa Maria. Covo, dove? Ragazzi, noblesse oblige. Sono mica pizze fighe. Non so. Posso farti una domanda cattiva? Certo. Ma cattiva, come mai tutte, no, te la faccio cattiva, come mai che tutte le volte che c'è qualcosa, questa è cattiva, Pietro gliela faccio? Al massimo. Come mai che tutte le volte che c'è qualche avvenimento di beneficenza importante voi non ci siete? Non vi chiamano o è una scelta vostra? Ma a quale, di solito ci chiamano. Ma non so, ultimamente ne ho visti tanti ma non ci siete. Perché ad esempio te ne dico una, senza fare nomi, c'è un chitarrista mio molto amico, amico, che lui non è che ci tenga, dice sì ci vado ma non sono molto avvezza a queste cose qua, non faccio il nome perché non si fa. No, il momento, come... Ho già capito. Come Reunion abbiamo fatto tante cose per beneficenza, ma se non ci chiamano non è che possiamo proporci. E allora chiamate un po' il signor Maurizio Casinelli, il signor Angelo Traverso, perché loro ci verrebbero anche. Dico bene, signor Alfieri? Dico bene? Spesso non sono io che decido gli artisti, quando li posso decidere... Avete capito che c'è la voce dall'oltretomba, è lui, Massimo Alfieri, che è qui. Perché forse, se ti riferisci a quella bella cosa che... Non posso io riferirmi, no. Che ho per loro, ci mancherebbe, li inviterei anche a cena a casa mia, per cui... Questa non è la idea. Abbiamo anche lo chef, perché guarda che Angelo Baghino, oltre che un maestro, è anche un grande chef. No, dicevo, se ti riferisci a quel bel concerto che c'è stato per Maurizio... Forse erano in troppi. No, è un entourage, io non l'ho conosciuto.
è un entourage diverso dal nostro. No, 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 scusa. Quando facciamo per esempio il tributo per Bambi, sai che tutti gli anni, tra l'altro il prossimo sarà l'8 ottobre, certo, al Teatro Gol. Quello che tu mi chiamerai. Certo. E, è chiaro che si cerca di chiamare dei musicisti che facevano parte un po', certo, di quell'entourage, no? Che l'hanno conosciuto, che comunque... E invece è per quello che i Reunion, nonostante che noi siamo amicissimi di Aldo Descalzi, che è uno degli organizzatori, non ci chiama perché... Hai fatto tu il nome, eh? L'hai fatto tu il nome di Aldo? Non l'ho fatto, l'ho fatto io, perché... Punto! No, siccome parlavamo di quello di... Lui deve decidere. No, ma è giusto, no, certo. E quindi ovviamente chiameranno delle persone che... Non vorrei che questa intervista faccia scoppiare qualche casino. Ah, no... Non è vero. Parliamo a Pietro, oggi diamo il bianco, veramente. Ma sempre in serio tu oggi, sei molto serio. Io sono tranquillo. No, assolutamente non tagliamo niente noi non tagliamo niente. Posso dire una cosa? Dai, a parte... No. Non tagliamo, tagliamo? Mai tagliato niente. Scoppia una bugna, taglialo, short il pulse e finisce tutto. Ronaldino, come fa? Ma ci mancherebbe. Allora, io dico sempre che se non ci fosse Aldo bisognerebbe inventarlo, perché detto tra di noi e i milioni di persone che ci guardano, milioni ho detto, se c'è qualcosa che si fa in questa città bisogna dirlo a lui. Tommy, esatto. Jesus Christ Superstar, chi più ne ha più ne metta, e tutto, qualunque cosa, lui c'è di mezzo, perché è un grande, lui lo sa che io gli voglio un bene esagerato, con tutta la sua banda, che non mi ricordo, Little Time Band, come si chiama, giusto? Il macramè. E da tutte le parti, quando lo chiamano viene sempre, e io ho una stima immensa per lui e per tutti i suoi musicisti. Però posso dire una cosa cattiva? La musica deve unire, secondo me, il discorso del io suonavo con quello perché l'altro non l'ho conosciuto, cioè è giusto, però bisognerebbe... No, io ho detto che non ci chiamano, no? Che non... Sì, se non ci chiamano... Non ti chiamano, no, ma però nel senso tu dici che ognuno c'ha le realtà, tu non hai conosciuto la persona che... Sì, non l'ho conosciuta, mi dispiace molto. Certo, ma è anche un modo, secondo me... Se mi chiamano però vado. Posso spezzare una... Vieni, spezza! Vieni qua! Dai, che oggi sono partito. Oggi ho preso tre caffè e sono già agitato. Dopo spezzare 10 lance. 10 lance a favore di Aldo. Non mi coprire. No. Allora, dai. Ricordiamo che Aldo, nelle sue grandi cose che ha fatto e sta facendo, ha fondato il MIG, che sta cercando di unire tutti i musicisti genovesi. Cioè, non è un caccia il MIG. Esatto, non è un caccia. Si può fare guerra con lui. Esatto, ma quindi è questa associazione che vuole riunire, non dividere, i musicisti, certo, genovesi. Quindi certo, benvenga. Il concerto Suoniamo con Maurizio, l'anno scorso Aldo era come associazione diabetici, perché sua figlia è diabetica, e sono stati raccolti fondi per l'associazione sua. Quest'anno l'ho patrocinata con l'associazione nostra, quindi l'associazione Libera Allergici. E ti sei dimenticato di chiamare loro due? No, l'organizzazione in realtà, che non può riunire 10 miliardi di cose, giustamente, e Alberto Marafiotti che organizza la cosa in onore e in memoria di suo fratello, e ovviamente non può riempire l'altra sera abbiamo finito a mezzanotte e mezza. L'anno prossimo, che ci sarà il volume 4, sicuramente Alberto ovviamente inviterà voi, quindi pian pianino arrivano tutti. Certamente, a me non mi invita mai nessuno, perché nessuno mi ha mai sentito cantare. Ma guarda, no, t'ho invitato io l'altra non sera nessuno, perché continua a dire cattiveria, ecco, esatto. Ma io mi piace, cerchi di farci. Io sono me stesso, dico quello che penso. Se vi piaccio, vi piaccio. Se non vi piaccio, andate a vedere qualcun altro senza fare nomi dall'altra parte. Tanto a sentire, niente. Lascio lo spazio a loro. Che no, sono loro i veri personaggi. Credo che poi loro dovranno lavorare. Esatto, meno male che loro devono lavorare. Cosa possiamo fare? Ringraziamo Massimo Alfieri. Grazie. Ringraziamo il semicoperto Angelo Traverso. Ciao. Ringraziamo il padrone di casa, posso dire? Sì. Maurizio Cassinelli, che non ho capito cosa ha detto il maestro. Ringraziamo Fabrizio, che ha un brutto vizio, quello di cantare. Scusate, ma io ho tutte. Io, siccome ho delle reminiscenze stupide di quando ero bambino, che andavo in un bar dove i vecchi giocavano a biliardo e facevano tutte queste rime, ve matinche le assegnu, in panetto con anciu, e mi sono rimaste in mano queste belinate. Scusate, ma era un po' di demenza senile. Santiago. E basta.
Santiago e basta, serissimo nel momento. Allora, facciamo la pace con Santiago? Sì, facciamo la pace. No, perché c'è stato un piccolo, si può dire, diverbio? Qui pro quo, ma ci siamo. No, stai qua, dove vai? Non lo copri. Ora c'è stata una piccola scematina su Faccia Libro, perché oggi si vive solo su Faccia Libro. Il maestro Baghino, lo salutiamo perché lui è sempre un grande. Vorrei dire una cosa. Un'altra. Vorrei dire. No. Cattiveria, la cattiveria! No, per Carlo, perché Carlo parla di tutti, va con tutti. Scusa il braccio, è molto bravo. Io l'ho chiamato il numero 10, perché lui fa gli assi se gli altri tirano in porta. Sensato, è vero? È vero, ragazzi. Vabbè, io vi ringrazio tanto. Ne vi fate venire rosso, dai, vabbè. Ringraziamo Pietro Scioni di PS Production, ringraziamo l'amico Aldo Snydero che ultimamente ci molla spesso perché è diventato nonno di una bella bambina che si chiama Martina. Ringraziamo Caro Barbero, lo conoscete, no? Sono io. Per Star della settimana, PS Production. Ciao. Alle prossime, ciao. Ciao.